In pochi metri quadrati abbiamo ospitato un pezzo di storia dell'alpinismo mondiale, tanti appassionati di montagna, tutti con la loro storia da raccontare, e una qualificata rappresentanza del soccorso alpino della Guardia di Finanza, che ci ha ricordato anche il sacrificio di chi in montagna lavora e si spende per gli altri. L'occasione ci è stata data dalla 10ª edizione del Pica de Crap, prestigioso riconoscimento consegnato ogni anno dalla Fondazione Luigi Bombardieri e dal CAI Valtellinese di Sondrio, che vogliono premiare un alpinista che si è particolarmente distinto sul lato umano, oltre che sulle cime e sulle pareti rocciose. Premio che quest'anno è andato al re degli 8000, Mario Panzeri, alpinista di Costa Masnaga. Alla serata ha partecipato anche Silvio Mondinelli, ignaro, un'icona dell'alpinismo, che ha scalato le 14 vette più alte del mondo senza l'utilizzo delle bombole d'ossigeno. Poi nel 2004 una chiamata ad Agostino da Polenza per una spedizione per i 50 anni del K2 mi ha fatto ritornare la voglia di tornare su queste montagne, e da lì una o due spedizioni all'anno sono riuscito a completare i 14.800. Ma il problema era che col lavoro, conciliare col lavoro, sono artigiano, lavoravo anche col Daniele Bernasconi, anche con mio fratello adesso, lavoravamo tanto, andare anche il sabato e la domenica, così avevamo la possibilità per 2 mesi di staccare il lavoro e di partire per l'Himalaya. L'alpinista ricorda così le sue imprese. Il 2000 più difficile, più pericoloso è stato l'Annapurna. Ero con Silvio Mondinelli, con Mario Merelli, Daniele Bernasconi e Cristian Gobbi. Ci siamo stati da soli per quasi un mese, abbiamo tracciato tutta la salita, quasi 1000 metri di corde fisse, che poi è arrivato Ed Vistor e Bjerke Augustsson, che ci hanno seguiti come cagnolini, e siamo andati in cima all'Annapurna. La cerimonia per la consegna del premio si è svolta a Spriana presso il Polifunzionale, assegnato anche il Moschettone della Solidarietà, premio giunto all'8ª edizione e consegnato al Corpo del Soccorso Alpino della Guardia di Finanza. Sono veramente onorato di questo premio, perché veramente per la mia 25 anni che sono in Valtellina è un premio che veramente sono contento di aver preso a nome mio, a nome di tutti i colleghi, e che premia soprattutto la collaborazione che c'è tra noi e il Soccorso Alpino Civile. Voglio infatti citare un protocollo che abbiamo fatto con loro e che è diventato protocollo regionale e protocollo nazionale. È il senso che bisogna dare al Soccorso Alpino a livello provinciale, a livello regionale e a livello nazionale. È la collaborazione tra i due enti, i due corpi, anche con quella dei Vigili del Fuoco, che rende poi il tutto agevole e porta un buon risultato. Istituzioni rappresentate da Ivo Del Maffeo, primo cittadino di Spriana. Questa manifestazione si è svolta presso il nostro polifunzionale ed è la seconda che ospitiamo tramite il CAI e della quale abbiamo festeggiato un alpinista. Il primo è stato Flematti, che era un alpinista di origine nato direi a Spriana ma emigrato in Francia. Questa sera invece l'alpinista è comunque un lombardo e oserei dire un pochino anche dalla Valmalenco, perché mi racconta che i suoi primi passi li ha mossi salendo le montagne della Valmalenco. Un riconoscimento speciale il CAI di Sondrio l'ha voluto dare a Camillo Della Vedova, alpinista e responsabile dei corsi della scuola di alpinismo e sci alpinismo della sezione valtellinese del Club Alpino Italiano. Mi hanno fatto una sorpresa e non sapevo niente, mi hanno fatto rimanere un po' a bocca aperta perché non sapevo proprio niente, e mi hanno fatto questa bellissima sorpresa per tutta l'attività che ho fatto nel CAI e un po' tutto nelle scuole, così. Sono stato molto contento. Alla fine la soddisfazione del CAI di Sondrio e degli organizzatori, a iniziare da Elio Parolini di Lanzada, uno dei promotori del premio a questi uomini di montagna. La serata sia stata positiva in tutti i sensi. Speriamo nel prossimo anno di ripetere questa manifestazione. La location che abbiamo quest'anno proposto è Spriana, anche perché è il primo paese della Valmalenco, e devo dire che anche i primi alpinisti che sono nati in Valmalenco, le prime guide alpine in Valmalenco, sono proprio nate a Spriana. Pertanto è anche un onore aver portato l'alpinismo qua in questo paese, questo nucleo piccolino ma molto, molto accogliente.